Domanda: quanti giorni avrebbe tenuto sui giornali la vicenda Ischia-CPL Concordia, senza il nome e il vino di Massimo D'Alema? Le opinioni, anche fra gli addetti ai lavori, sono molto divergenti e addirittura opposte, ma c'è ora la concreta possibilità che la lista dei nomi eccellenti, pur se non indagati, si allunghi di molto. A quanto pare, infatti, parla a ruota libera Francesco Simone, capo delle relazioni istituzionali della cooperativa modenese, faccendiere, intrallazzatore, adesso in carcere. Gli ultimi tre nomi sono quelli di Luca Lotti, braccio destro del Presidente del Consiglio, Dario Nardella, sindaco di Firenze, colui che ha sostituito Renzi a Palazzo Vecchio, e Rullo di Tamburi dello stesso Matteo Renzi. Dice un'informativa dei carabinieri del gennaio 2014, l'attività di intercettazione ha permesso di evidenziare la rete relazionale che Simone è riuscito a creare e che gli è funzionale a perseguire in tutti i modi i propri interessi. E infatti Simone riesce ad avere un canale preferenziale col segretario del PD, Renzi, con Lotti e con Nardella. Ma è normale che un personaggio politico di primo piano come Matteo Renzi abbia contatti con una delle più grandi cooperative presenti nel paese? Sì, è normale, se non c'è dell'altro. E qui si apre tutto un mondo fatto di sospetti e di illazioni. Noi dobbiamo e vogliamo stare ai fatti, alle notizie. E dove comincia e dove finisce il diritto di informare? Questione fortemente divisiva, dice oggi Antonello Soro, garante della privacy, che aggiunge: giusto sollecitare un riequilibrio, un bilanciamento dei diritti, facendo appello a un'Italia matura. Italia matura? Il dubbio viene e riguarda tutti, magistrati, giornalisti, politici, i quali, soprattutto questi ultimi, hanno forse un poco meno diritto alla privacy rispetto agli altri. Se ti do il mio voto, voglio anche sapere chi sei. E tornando alle intercettazioni, il contesto aiuta a capire la situazione generale, come dice lo stesso Raffaele Cantone, capo dell'anticorruzione. E allora, se la selezione delle notizie somiglia a un bavaglio per la stampa, non rimane che il buon senso. Sperando che basti.